Bentornati a ore 12. La salute vien mangiando è il titolo di un incontro che si svolgerà domani nella sala mercanti della Camera di Commercio di Cremona. Un incontro che è stato organizzato dal Rotary Club Cremona Monteverdi e che vede tra i vari partecipanti il dottor Giuseppe Pigoli, medico patologo clinico. Benvenuto. Grazie. E allora uno studio che è stato compiuto su una parte della popolazione cremonese. Proprio. Con quali finalità? Beh, intanto la finalità principale è che Rotary è sinonimo di servizio, quindi noi dobbiamo fornire dei servizi, quindi senza bisogno di andare a citare i grandi servizi a livello internazionale che fa il Rotary, come per esempio End Polio Now, che ha avuto dei risultati straordinari e ha portato praticamente a un quasi annullamento della poliomielite in tutto il mondo, però a livello locale dobbiamo comunque espletare dei servizi di utilità pubblica. Allora, c'è l'Expo, allora l'alimentazione in questi anni acquista una serie di interesse sempre più spiccato perché si pone l'attenzione. Gli esperti da più parte dicono che l'alimentazione è alla base della prevenzione di numerose malattie, ma anche non solo per la prevenzione, ma anche addirittura per la cura. Allora ci siamo posti la domanda, noi cremonesi come mangiamo? Mangiamo bene, mangiamo meno bene, riusciamo effettivamente a ottemperare quelli che sono i canoni del mangiare sano o meno? Per sapere questo abbiamo fatto una specie di piccolo referendum, una specie di supervisione, un'indagine a volo radente su un campione abbastanza significativo della popolazione. Abbiamo elaborato un questionario che ha impiegato un certo tempo, perché da questo questionario poi abbiamo dovuto estrapolare, dalle risposte di questo questionario, abbiamo dovuto estrapolare poi le abitudini, gli stili di vita e alimentari dei cremonesi. Abbiamo elaborato i dati e di conseguenza poi ne è uscito questa serie di, chiamiamole, notizie importanti che dovrebbero quantomeno servire a mettere una sorta di pulce nell'orecchio della gente, per dire, mi raccomando, attenzione che anche i cremonesi tendono a accumulare peso, tendono e certo, a, come in tutti i paesi ricchi. Come in tutti i paesi ricchi, appunto, c'è questa. E allora vediamo un po', magari attraverso anche qualche slide, che cosa è emerso. Perché effettivamente come si comportano i cremonesi a tavola? Ma non è che si comportino malissimo. Ecco, il messaggio che noi vogliamo dare, per esempio, è in questa diapositiva, che l'essere in sovrappeso e in obesità può essere un fattore predisponente per l'insorgenza e il perdurare di malattie croniche come il diabete, tutte le malattie infiammatorie, malattie degenerative come il cancro, l'ipertensione, ma anche la gotta e tante altre patologie che una volta che vengono instaurate sono un po' difficili da curare e soprattutto da far regredire. Quindi la cosa importante è che sappiano i cremonesi, questo campione significativo della popolazione, che coloro che sono in sovrappeso tendono, ecco, a sviluppare, sono un po' delle porte aperte per questa l'insorgenza di queste malattie. Vedete che in quest'altra diapositiva si può vedere come il sovrappeso e l'obesità nei paesi segnati in rosso sono i paesi dove c'è una più alta, dove c'è benessere. Ecco, e sono solitamente appunto i paesi ricchi, ma non necessariamente, perché anche, come vedremo poi relativamente a quella che è la situazione europea ed italiana, ci possono essere anche delle sorprese, perché anche, a volte ci sono i paesi poveri, ma ci sono anche a volte delle aree di un paese definito ricco dove l'obesità e il sovrappeso sono più spiccate. Questa diapositiva mostra come nel sud dell'Europa, quindi ci siamo dentro anche noi, ci sia Spagna, Italia e la Grecia, ci sia una tendenza ad accumulare peso, ma anche inaspettatamente però si può vedere come nella ricca Inghilterra, la ricca Inghilterra abbia poco da invidiare in questo senso, perché anche in Inghilterra ci sono delle frange di popolazione via via sempre più corposa e nutrita, dove la popolazione appunto è in sovrappeso.
la situazione italiana? La situazione italiana è una situazione dove vede l'Italia industriale, quindi del nord, dove c'è una bassa incidenza di sovrappeso nell'età infantile, questa è relativa all'età infantile, mentre invece purtroppo nel centro-sud l'obesità e o il sovrappeso infantili sono decisamente più spiccati. Ecco, quindi sono tutte occasioni che servono a riflettere su quello che è anche la distribuzione geografica. Il famoso BMI. Il BMI da solo non è un parametro oggettivo e assoluto, perché qui abbiamo due persone che hanno presumibilmente lo stesso BMI, ma fisicamente sono assolutamente diversi. Il culturista è tutta una massa magra, cioè muscolare, quell'altro signore sulla destra, un po' sovrappeso, ha una massa muscolare più debole, ma invece ha una massa grassa. I famosi addominali da tavola. Gli addominali da tavola, proprio così. E conseguentemente, qui verremo a spiegare come la circonferenza vita sia un parametro quindi fondamentale, integrativo, cosa che noi non abbiamo potuto fare perché dovevamo misurare la circonferenza vita di centinaia e centinaia di persone, per cui ci siamo limitati a dire che... Ecco, molto interessante questo, appunto, dove sì, avete condotto studio. Esatto, abbiamo elaborato questo questionario, sì, e li abbiamo distribuiti in ambienti assolutamente diversi gli uni con gli altri, quindi dall'ambulatorio medico al centro fisioterapico, alle palestre, ma anche in aziende, da personale, ma anche all'Avis, per esempio, fra i donatori. Di conseguenza abbiamo cercato di avere una gamma il più vasto possibile di popolazione che potesse rispondere alle nostre domande. Ecco, noi naturalmente non vogliamo svelare quello che è emerso dall'indagine cremonese, perché lo farete domani nel corso dell'incontro che si tiene in Sala Mercanti a partire dalle 9:30. Oltre al dottor Giuseppe Piccoli, chi ci sarà a parlare? Ci sarà la dottoressa Palazzoli, che è un medico noto, stimato ed è esperta di nutrizione e che intratterrà il pubblico non con una conferenza, diciamo, paludata, quindi noiosa. Non vogliamo assolutamente annoiare il pubblico che ci auguriamo arriverà numeroso, ma darà delle notizie molto importanti su quello che è una corretta alimentazione. Una fetta di cotechino ogni tanto però si può. Certamente, certamente, non c'è niente da santificare e niente da demonizzare, quindi è solo una questione di misura e di quantità. Grazie al dottor Giuseppe Piccoli, appuntamento domani a partire dalle 9:30 nella saletta Mercanti della Camera di Commercio per scoprire i dati di questa indagine sui cremonesi. La salute viene mangiando.